Bene, in questo terzo video invece voglio darvi un'idea, anche lì abbiamo tante richieste sui lotti di lotti a colazione, i lotti divertimento, le miscellane e così via. Come potete vedere sono tutte queste scatole di qua, dove per esempio questo è il 1315, che è un lotto di miscellanea. Che contiene album, classificatori, misto vario, sono tutte cose miste, signori, tipo dove ci sono francobolli, in questo caso di Italia. Smom. Io per motivi di praticità vado veloce perché veramente è complicato fare tutti i video che ci chiedete, è veramente difficile. Quindi in questa maniera cerco di darvi un'idea, ma d'altronde anche con i prezzi base che hanno, c'è assolutamente di che divertirsi. Questo è un lotto che parte da 70 euro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contenitori più un bustone pieno di, non lo so, ulteriori quartine, Malta ad esempio, francobolli di Malta, quindi sono lotti per passarsi il tempo, esattamente proprio così, per passarsi il tempo. Questo è un altro lotto, ad esempio, pieno di francobolli su frammento. E come potete vedere, cartoline, tantissime cartoline con affrancature straniere, cartoline illustrate di vario periodo. E questo di qua è il lotto 1307, definito lotto divertimento, appunto. Andiamo a questo di qua, il 1303. Ah, questo qua dovrebbe essere quello di area tedesca. Esattamente. Tutto pieno di classificatori stipati di francobolli dell'area tedesca in generale, in gran parte usati. Dove poter fare tranquillamente collezioni, inizi di collezioni, cercare specializzazioni. Anche questo, il 1303, base 50 euro e sono qualcosa come 14 album, tra album e classificatori. Cartoline. Questo è il 1232, 60 euro. Anche qua, vediamo cosa c'è qua dentro. Ah, allora qua ci sono annate di francobolli nuovi di Germania messi nelle buste e classificati per anno, proprio come le consegnavano loro. 2097, nella descrizione gli anni sono appunto descritti con i relativi interi postali, ovviamente nuovi. Ok, e poi sotto qua c'è un'altra scatola ah sì, e qua c'è un ulteriore corrispettivo di usato, sempre di Germania. Quindi qua abbiamo nuovo e usato in due scatole. Tanta roba, tanta decisamente. Questo è il lotto, abbiamo detto, il 1232, anche questo 50 euro. Quindi, signori, per divertirsi, se vi volete divertire, materiale ce n'è tanto. Lotto 1319, 50 euro. Dove già questo fa sempre parte del 1319, 1, 2, 3, 4, 5.
più questi due, più quest'album pieno zeppo, 50 euro. E così via, signori, questi lotti sono tutti fatti con questa logica. Dovete leggere le descrizioni, dovete leggere semplicemente le descrizioni e capite, ma la logica è quella che avete visto, tutti pieni zeppi. E offriamo ciò che promettiamo, né più né meno. Questo è bello, questo è molto interessante, questo è il lotto dei folder. Avvicinati Alessandro, fagli vedere, guardate, è tutto pieno. Questo è il lotto numero il 1290, 200 euro. Beh, signori miei, 200 euro, ma e così via. Dico, se poi volete entrare nel dettaglio di qualche lotto, dico, chiedete. Però su questi lotti di qua, dico, la logica è sempre comunque quella. Poi se ti giri da quel lato, Alessandro, queste sono tutte le collezioni che abbiamo in vendita. Belle, ordinate, vedete che ci sono cose molto carine, a prezzi assolutamente concorrenziali, dove potete fare collezione e passarvi il tempo tranquillamente. I lotti di cartoline e con questo voi non ci crederete, ma qua dentro c'è un caldo infernale. Chiudo e vi saluto.